Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti a Indovina Chioppo! Sono le tre di notte di questa meravigliosa notte. Scommetto sarete tutti quanti ansiosi per aspettare che inizi il nuovo gioco di questa notte che vi permetterà di vincere tanti, tantissimi bei soldini. Bene, signori, alle mie spalle uno schermo. Fra poco la nostra regia farà apparire l'immagine del gioco di questa notte che partiremo da un montepremi di 500 euro e si incrementerà di 100 euro ad ogni vostro errore. Zacket! Eccola qui l'immagine. Il gioco di questa notte consiste nel indovinare quanti triangoli ci sono all'interno di questa figura stramba e particolare. Bene, via alle telefonate! Telefonate, telefonate e telefonate! Vediamo anche i due nostri centralinisti alle prese con le migliaia di telefonate che provengono da tutto il mondo e attendiamo il primo. Pronto? Eccolo il primo! Pronto, con chi parliamo? Pronto? Sì, pronto, pronto, noi siamo pronti, con chi parliamo? Pronto? Pronto? Pronto, pronto? Pronto, pronto? Pronto? Non era pronto. Andiamo avanti! Pronto? Pronto, sicuramente questa persona sarà prontissima, con chi parliamo? Con chi parliamo? Con chi? Abbassi un attimo, abbassi... Abbassi il televisore perché sta facendo interferenza con il telefono e quindi non capisce niente. Abbassa un attimo il televisore. L'ha abbassato? Sì, sì, l'ho messo in terra. No, no, non in quel senso. Facciamo un applauso al signore che ti ha preso alla lettera. Non abbassi il televisore, abbassi il volume della televisione. Fatto, fatto. Ecco, perfetto. Allora, l'ho spento, Ma come l'ha spento? No, scusi, se l'ha spento come fa a vedere l'immagine? Riaccenda la televisione. Va bene, niente. Non era pronto nemmeno lui. Oh, mica tutti possono essere pronti subito all'inizio. Attendiamolo. Però. Pronto? Pronta. Con chi parliamo? Sì, una prosciutto e funghi, due capricciose e una marinara, né? No, mi scuso, ho sbagliato. Ah, sì, mi scuso, ho sbagliato, è vero, né? Sì. Sono due prosciutto e funghi e una capricciosa. Intanto ci sono due tecnici che non sanno cosa fare, vogliono preparare queste due pizze, così si accontenta anche il signore che ci ha telefonato da casa, eh? Vabbè, andiamo avanti, la notte è ancora lunga. Pronto? Pronto! Questa persona sicuramente sarà pronta. Con chi parliamo? Sono Moana. Moana, Moana, senti che bel nome, Moana. Dimmi, parlami un po' di te. Dimmi, Moana, che cosa fai di bello nella vita? Diciamo libera professionista. Vabbè, Moana, veniamo a noi, veniamo al gioco di questa notte che consiste, non so se hai capito, nell'indovinare quanti triangoli ci sono all'interno di questa figura geometrica. Vai Moana, dimmi il numero! 15, sono 15 triangoli. 15? Sei sicura che potrebbe essere la risposta esatta? Attendiamo la risposta della regia, cosa ci dice? No, mi dispiace Moana, non sono 15 triangoli, che peccato! No, posso riprovare, ti prego! Certo che puoi riprovare, ritelefona, se riprendi la linea puoi sicuramente riprovare. No, dai, dicevo adesso! Ritelefona Moana, se riprendi la linea potrai... E dai, solo un altro numero! E dai! No, Moana, non puoi telefonare, devi telefonare! Figlio di una libera professionista! Ecco, adesso ho capito che lavoro faceva! La notte è lunga da giocare. Pronto? Pronto, eccolo qui un'altra persona sveglia, Arzilla. No, io volevo dire, cioè, a proposito della partita di domenica, cioè, secondo me le sta scandaloso l'arbitraggio, voglio dire, non c'è più rispetto per questi tifosi e pagano il biglietto, si va allo stadio, segue la squadra. Che si deve fare? No, scusa un attimo, scusa, ma con chi parliamo? Ma non è la trasmissione della Fiorentina questa? No, questa non è la trasmissione della Fiorentina. No, non so, con chi parliamo? Chi sei? Io sono Stefano da Firenze. Stefano da Firenze, cioè mi sembra di aver capito che te, cioè involontariamente hai telefonato qui da noi, volevi telefonare a un'altra trasmissione, hai sbagliato numero, hai telefonato qui. Qui è Indovina Chioppo, Stefano, capito? È la trasmissione dei nottambuli. Stefano, non ti preoccupare perché avendo telefonato qui da noi hai l'opportunità di partecipare al nostro gioco, Stefano, e se indovini puoi vincere tanti, tantissimi bei soldi, capito Stefano? Oh, davvero? Sì. Vai, almeno si mi fa con le trasferte. Bene, vai. Allora il fato ha voluto che sbagliavi numero e quindi vai Stefano, dimmi quanti triangoli ci sono all'interno di questa figura geometrica. Vai Stefano, dimmi il numero. 9, come la maglia di Batistuta. Vabbè.
Ole, via. Bene, sentiamo la regia cosa ci dice. No, mi dispiace Stefano, non sono 9 triangoli. Peccato, che peccato davvero. Ritelefona. Vabbè, Stefano. Oh, ciao, ciao Hetty. Ciao, ciao Stefano. Che simpatico, anche i tifosi della Fiorentina telefonano a Indovina Chioppo. Vabbè, sbagliando numero. Comunque, bene, fa piacere perché il gioco e la notte è ancora molto lunga da giocare. Oye, oye Ramon, Ramon, escúchame. Va al puerto a coger el cargo de coca. Te espero entro una hora a la bodeguita de Medellín. Cuidado a las lucholas. Si llega en atraso, está muerto. Muerto. Scusa, pronto, con chi parliamo? Oye, Ramon? No, no, non è Ramon. Eres Ramon? Ramon? No. Hijo de puta. Allora? Sì? Oui, je suis Jean-Claude François. Il y a trois cochons que vont attendre à la Moulin Rouge. Attention quand tu vas à la maison derrière, porte les baguettes. Scusi, con... François? No, non c'è. La cochon de ta mère. C'entra le liste, per piacere, filtrate solamente le telefonate che provengono dall'Italia, perché qui non so, ci sono niente qua. Pronto? Oh, pronto, pronto, con chi parliamo? Ciao, sono Ramona. Ramona, 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 senti che bel nome, Ramona, eh? Grazie, sei molto carino. Complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre. Sei grazie, bravissima. Ramona, guarda, mi fai arrossire però dicendo così, eh? Comunque, veniamo a noi, grazie davvero per i complimenti, però non ci distraiamo, veniamo al gioco di questa notte. Ramona, dimmi la risposta esatta, quanti triangoli c'è qui dentro. Vai Ramona, vai! Mi daresti un aiutino? Guarda, Ramona, ti aiuterei molto volentieri, però mi dicono dalla regia che non posso, capito? Dai, per piacere. Potrei contraccambiare, se ti fa piacere. Possiamo dargli un aiuto a Ramona, eh? Un aiuto, un aiutino piccolino, via. Dai, piccolo, piccolo. Guarda, loro non vogliono, ti aiuto io, Ramona. Guarda, guarda. Qui c'è un triangolo, eccolo qua. Qui, guarda, c'è un altro triangolo. Qui ce n'è un altro ancora, c'è un altro ancora. Qui c'è un altro... Ramona, dimmi i numeri, sennò altrimenti qui mi buttano fuori. 69. 69? Sentiamo la regia cosa ci dice. Hai indovinato, Ramona! Ramona, che stupendo! Sono 69 triangoli! Brava Ramona! Venite, hai indovinato! Dai, però ci andava vicino, Ramona, mi dicono dalla regia che non hai indovinato, guarda, davvero che peccato, per me sono 69, mi piace anche il numero, poi, ritelefona, anzi no Ramona, casomai dopo posso ritelefonarti io? Alziamoci, la notte è ancora lunga da giocare, vedremo la prossima persona che ci chiama, chi è che indovina l'immagine di Indovina Chioppo di questa notte. Oh, vediamo un pochino. Ti leccherei tutta, bella porcona, non tu sai che ti farei, zozza, maialona. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Oddio, ho sbagliato. Tra un canale e un altro, anche questo di notte può capitare. Con chi parliamo? E sono Filiberto, il babbo di Carlo. Bene, Filiberto, il babbo di Carlo? Vabbè, Filiberto, il babbo di Carlo. Veniamo a noi. Hai visto l'immagine? Hai visto? Hai contato i triangoli? Bene, bene, Filiberto, dimmi la risposta esatta, vai. Ma io lo so mia, io. Vabbè, fatti aiutare, eh? Fatti aiutare anche, immagino te non sarai da solo, vero? Ma sì, c'è il mio figliolo, aspetta, lo chiamo, lo cerco. Carlo! Chiama Carlo! Carlo, dove tu sei? Chi è? C'è un telefono che ha dei triangoli, lo so mio io. Segnala a quest'ora di notte sto vecchio rintronato e cerca triangoli. Appellacci te, ben via. Segnala. Pronto, figlio! Scusa se ti disturbiamo, sei Carlo? Sono Carlo e tu vuoi sia. Che tu voglierà dormire? Scusa se ti abbiamo disturbato allora, scusa davvero. Mattina mi devo svegliare presto, c'ho anche un funerale. Mamma mia, condoglianze da parte di tutto lo studio. Ma che condoglianze, poi becchino fo.
Allora, Carlo, allora, sai te dirmi quanti triangoli ci sono dentro questa figura geometrica? No, sei gai, antitriangoli c'è. Aspetta, una... Mamma, antitriangoli c'è qua dentro. C'ho fame! Vieni, mamma! Boh, te che lo sa, antitriangoli c'è qua dentro. Uno, due, tre. Sentiamo la regia. Mi dispiace, non sono tre triangoli. Arrivederci famiglia. Comunque, vabbè, non ci devo. Pronto? Eccola qui un'altra voce. Ma io volevo dire a proposito della partita di domenica, cioè è scandaloso. I notifosi si paga i biglietti, non c'è più rispetto. Mandano questi arbitraggi, cioè io sinceramente... Ma io o noi ci siamo già sentiti? No, eh? Ma non è la trasmissione della Fiorentina questa? No, è un è la trasmissione della Fiorentina, sei Stefano da Firenze, oh, vero? Bravo, mi hai fatto a indovinare. No, mi domando io come hai fatto te a sbagliare un'altra volta il numero e a ritelefonare un'altra volta da noi. Stefano, questo vuol dire che è il fato, è il destino, vuole che te ti porti a casa i soldi di questa sera, hai capito Stefano? E vai Stefano, il momento è tuo, dimmi la risposta esatta, vai! No, ma non lo so mica, non so mica giocare a questo gioco. Va bene, fatti aiutare da qualcuno in casa. Da chi? Da tua moglie, fatti aiutare, dai. Sì, io ce l'ho mia la moglie. Vabbè, fatti aiutare dalla fidanzata. Sì, io ce l'ho mia la fidanzata. Stefano, la ragazza, un amante, una concubina. Sì, io ce l'ho mia la ragazza, l'amante, l'inquilina, hai capito? A quest'ora di notte, Stefano, non mi dire che sei da solo, non hai... Certo. Cioè, Stefano, quindi vorresti dirmi che te con una donna non hai mai fatto gol? No, mai. Va bene Stefano, non ti preoccupare perché guarda, se vinci il montepremi di questa sera... Io dopo, con questi soldi, ti porto in un posticino dove ti faccio segnare, hai capito? Tu mi porta allo stadio? Non allo stadio, sulla strada che porta allo stadio, capito Stefano? Comunque vabbè, dai, lasciamo perdere, veniamo a noi. Vai Stefano, dimmi il numero! 2-0, Osvaldo e Pazzini. Sentiamo la regia, cosa ci dice? Oh, mi dispiace Stefano, non è il risultato adatto. Ma non mi lascio Hetti. Eccola, pronto. Con chi pronto? Sono Francesca da Firenze. Francesca da Firenze, allora, dimmi Francesca da Firenze, dimmi se tu sai quanti triangoli c'è qui dentro. 23. 23 triangoli, sentiamo la regia cosa ci dice. Incredibile, Francesca! Ha indovinato! 23 triangoli! Francesca! Ha indovinato! Brava Francesca! Scoppiano i cannoni, suonano le trombe, lo studio in estasi! 1.100 euro sono tutti quanti per te, Francesca! Ma intanto vediamoli, facciamoli vedere tutti questi triangoli! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e ta 23! Eccoli qui! Bravissima Francesca, sei contenta? Sì, senti. Che cosa farai con tutti questi soldi? Mi rifaccio la cucina? Una cucina nuova, vabbè. Francesca, potresti comprarti anche qualche cosa di utile. No, una cucina nuova, Vabbè, è una cucina nuova, vabbè. Francesca, comprati quello che vuoi. Bene, ciao Francesca, cosa ciao. Anche questa notte, indovina Chioppo, ha avuto il suo vincitore. Bene, non resta che darci l'appuntamento per domani sera alla stessa ora, mi raccomando alla stessa ora, su questo canale Indovina Chioppo per un altro e divertentissimo gioco diverso da questa sera e mi raccomando ci vediamo domani alla stessa ora su Indovina Chioppo. Ciao. Oh, ciao! Oh, come sono andato stasera?
No, no, bene, eri più brioso del solito. Ah, so, va bene. Oh, guarda, qui ci sono le soluzioni per il gioco di domani sera. Ah, ok, va bene, vai, me le studio e me le imparo a memoria per domani, vai. Va bene, vai. Oh, ci si vede domani, allora. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Vabbè, io vo via, ci vediamo domani sera allora. Buona! 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 Ciao, buona! Ah, approfondire ancora di più se ci sono. Approvato nel prossimo mese di luglio dal Consiglio regionale. Cara! Sì, tesoro. Eccomi. Una cucina nuova. Ma lo sai che voglio comprarmi un computer? Ma te lo comprerai un'altra volta, che vuoi sia. Certo, però potevi aspettare che Montepremi salisse a 2000 euro prima di telefonare, eh? Già, e se qualcuno indovinava? Ma chi indovina? Non indovina nessuno. Ma hai sentito che scemi telefonano? Senti, la prossima volta aspetta un po' di più. Questo è il gioco di domani sera con la soluzione. E ora? E ora? E ora festeggiamo.